Benvenuti sullo strano canale. Nel video di oggi voglio parlarvi di un uomo e il suo segreto. Un segreto che da semplice piacere personale è sfociato in qualcosa di ben più grave. Scopriamo insieme lo sconcertante caso di Russell Williams. L'uomo con il giaccone che sta entrando in compagnia di un detective è Russell Williams, un colonnello dell'esercito degli Stati Uniti. Un uomo a prima vista onesto e integerrimo, dedito anima e corpo al suo ruolo militare. Come da prassi, gli viene detto che audio e video verranno registrati. Sembra a suo agio, uno che non ha nulla da temere. Il detective gli chiede se è mai stato in una stanza degli interrogatori. Lui sorride e dice di no. D'altronde, si tratta di un colonnello. Che cosa ci fa lì un uomo come lui? Per saperlo, bisogna fare un passo indietro e scoprire cosa nasconde quel sorriso. Russell Williams nasce il 7 marzo 1963 a Bromsgrove, nel Regno Unito. La famiglia decide di trasferirsi in Canada, dove i genitori di Russell divorziano quando lui ha 6 anni. La madre si risposa poco dopo. Russell è il classico ragazzino che consegna i giornali per guadagnare qualcosa e suona la tromba nella banda della scuola. Mentre lui sta finendo le superiori, la madre decide di seguire il nuovo marito nella Corea del Sud per motivi di lavoro. Russell rimane in Canada e completa gli studi con ottimi risultati. Si iscrive quindi all'Università di Toronto per studiare economia e scienze politiche. I compagni lo ricorderanno come uno incline a fare scherzi, a volte anche inquietanti, come quello di forzare la serratura delle stanze e nascondersi all'interno di un armadio, spaventando poi a morte lo studente che rientrava. Russell sa essere puntiglioso fino all'eccesso, ma anche un mascalzone di prima categoria. È abbastanza introverso e con un'aria da snob. Non parla mai della sua famiglia. Ha l'ossessione dei vestiti ben piegati, mentre il resto della stanza è in disordine. Si laurea nel 1986 e decide di arruolarsi nelle forze armate canadesi nel 1987, diventando pilota nel 1990. La sua ascesa è rapida, dapprima istruttore di volo, poi capitano, poi maggiore. Molte delle sue missioni comportano il trasportare in modo sicuro da un luogo all'altro personaggi importanti come la regina d'Inghilterra. È promosso direttore generale militare ed è considerato un pilota d'élite, una stella del firmamento dell'esercito canadese. Incontra Mary Elizabeth Harriman e la sposa il 1 giugno 1991. Lei è direttore associato della Heart and Stroke Foundation, che fornisce informazioni sull'ictus, le malattie del cuore, interventi chirurgici e trattamenti medici. Un matrimonio felice e tranquillo. Russell è un appassionato di fotografia, pesca e jogging. Lui e la moglie giocano spesso a golf. Nel 2004 Russell diventa tenente colonnello e subito dopo è nominato comandante alla base militare di Trenton, in Ontario. Negli anni si occupa di una marea di incarichi prestigiosi in varie parti del Canada, fino ad arrivare al 2009, quando viene promosso colonnello. Nel luglio di quell'anno presta giuramento come comandante di stormo presso la base aerea di Trenton, già in precedenza diretta. Non sbaglia un colpo, nessuna macchia sulla sua fedina penale come civile e nulla da eccepire nelle vesti di militare. La classica carriera fulminea di chi mette anima e corpo in ciò che fa, mescolando determinazione e rettitudine morale. Ma Russell nasconde un curioso segreto dietro la facciata granitica del superuomo. Qualcosa nella sua personalità tende verso una direzione diametralmente opposta rispetto al machismo insito nell'essere un soldato. Russell ama la biancheria intima femminile. La ama a tal punto da volerla indossare. Non ci sarebbe nulla di grave in ciò se per procurarsela non ricorresse alla violazione di domicilio. Nel 2007 comincia a intrufolarsi nelle abitazioni di donne sole per rubare i loro capi intimi, proprio lungo la via dove ha il suo cottage e nelle immediate vicinanze.
potrebbe facilmente comprare le cose che preferisce e coltivare il proprio piacere come meglio crede, ma sceglie di rubare reggiseni e mutandine in casa di sconosciute. Gli piace fotografare le stanze delle donne, stendersi sui loro letti, indossare la loro biancheria e di nuovo fotografare le sue parti intime che sporgono da slip più o meno succinti. A volte si ferma a spiare dalle finestre la donna di turno che si spoglia senza sapere di essere guardata da un uomo che si nasconde tra i cespugli, intento al suo solitario piacere. Percorre una strada che lo porterà gradualmente a volere sempre di più. Rubare biancheria intima lo induce piano piano a desiderare di toccare il corpo che l'ha indossata. Ma Russell non ha intenzione di corteggiare nessuna donna. Lui prende e basta, come ha sempre fatto nell'esercito. Si è preso i gradi, gli incarichi e le posizioni più prestigiose con la freddezza di una macchina da guerra. E così agisce anche ora, anche se in modo mille volte più violento. Ha 47 anni e sta per diventare un assassino. Il 17 settembre 2009, Russell si introduce in casa di una vicina e la aggredisce mentre dorme, legandola e violentandola per 2 ore, mentre la figlia neonata di 8 settimane dorme nella stanza accanto. La polizia trova del DNA dietro il collo della donna, che viene successivamente inserito nella banca dati nazionale. Mentre il DNA viene analizzato, Russell entra in un altro appartamento il 30 settembre. È quello della vicina di casa Lori Massicott, che vive nella parte finale di Cozy Cove Lane, la stessa strada dove vive lui. La sorprende nel sonno, la colpisce alla testa più volte per tramortirla, le mette una benda sugli occhi e per le successive 2 ore abusa di lei e la fotografa. Solo dopo che Russell ha lasciato la casa da parecchio tempo, la donna viene ritrovata sul letto, ancora bendata e con una commozione cerebrale. L'escalation di brutalità prosegue. Il 25 novembre Russell è a Brighton, a 60 km a sud di Tweed, dove ha il cottage. Entra in casa di Marie-France Comeau, 38 anni, un caporale sotto il suo comando alla base aerea militare di Trenton. Non la conosce bene, ma sa che vive sola. Trova la finestra del seminterrato aperta e si introduce in casa con l'intenzione di aspettare che la donna vada a dormire e aggredirla nel sonno. Ma Marie-France vuole prima accertarsi che il gatto non sia rimasto nel seminterrato dove c'è la sua lettiera. Il gatto, come dirà lo stesso Russell, lo aveva fissato fin dal momento in cui si era intrufolato in casa. Marie-France scende a cercarlo e sorprende Russell. Lui la colpisce alla testa con una torcia e la costringe a salire al piano di sopra. Marie-France, tramortita dalla ferita alla testa, perde sangue e sviene mentre salgono i gradini. Russell la prende in braccio e la porta in camera da letto, le lega le mani dietro la schiena e la violenta mentre è priva di sensi. Quando rinviene, Russell la costringe a indossare vari capi di biancheria intima e scatta delle foto a lei e a se stesso. La violenta ancora, a più riprese, scattando altre foto di loro due in varie pose. La cosa va avanti per circa 3 ore. Alla fine, le copre naso e bocca con del nastro adesivo e le tiene una mano premuta sul volto finché lei non soffoca e muore. Lui scatta altre foto al suo cadavere. Quindi monta in macchina e guida fino a Ottawa per una riunione di lavoro. Il corpo senza vita della giovane viene ritrovato lo stesso giorno dal suo fidanzato. C'è del DNA, ma ci vogliono 10 settimane prima che venga analizzato e inserito nella banca dati, permettendo così di collegare i crimini. E Russell, durante quelle 10 settimane, non sta con le mani in mano. Mentre il 4 dicembre vengono celebrati i funerali di Marie-France, Russell sta già cercando un'altra vittima. La lettera ufficiale da parte dell'esercito che arriva al padre della ragazza porta la firma di Russell. Cosa ha pensato mentre firmava quel foglio? Forse aveva già in mente Jessica Lloyd, 27 anni, entrata nel suo mirino in quei giorni. L'ha vista e l'ha seguita, spiandola dalle finestre della casa per vedere se qualcuno abita con lei. Jessica vive da sola a Belleville, non molto lontano da Tweed. Il 27 gennaio 2010, la ragazza manda un messaggio a un amico alle 10 di sera. Da quel momento, nessuno ha più notizie di lei. Il giorno dopo, non si presenta al lavoro.
La famiglia, subito allarmata da un comportamento assolutamente fuori dall'ordinario, allerta la polizia. Scattano le ricerche, anche per mezzo di elicotteri, e si passano al pettine le zone circostanti. Non si trova nulla e si teme il peggio. Ed è proprio nel peggior incubo possibile che Jessica è precipitata. Russell è riuscito a entrare in casa forzando la serratura, la sorpresa in piena notte, nel sonno, come le altre, legandole le mani dietro la schiena e tappandole la bocca con del nastro adesivo. Poi ha abusato di lei. Per qualche ora le ha fatto compiere atti osceni di ogni tipo, ha scattato foto di lei con indosso biancheria intima e di loro due assieme. Quando Jessica già si aspetta di venire uccisa o che lui se ne vada, Russell esce dalla casa con lei, la fa salire in macchina e la porta fino a Tweed, al suo cottage. Lì continuano gli abusi e le foto non si contano più. Poi le fa fare una doccia e si stende con lei sul letto. Jessica ha sempre i polsi legati con una fascetta dietro la schiena e una corda la lega all'uomo. Una sorta di allarme nel caso lui dovesse addormentarsi e lei tentasse di fuggire. Russell sembra adesso vivere in un mondo totalmente squilibrato, in cui può dormire come se nulla fosse con una donna che ha rapito e violentato. Jessica è sotto shock, terrorizzata e incapace di reagire. Spera che, se non farà resistenza, lui la lascerà in vita. Verso l'alba, il trauma delle violenze subite le causa delle convulsioni. Le è già capitato di avere questi attacchi nel corso degli anni, ma mai così violenti. Russell sta lì a guardarla finché il malore non passa. Nella sua confessione dirà di essersi limitato a stare attento che non si mordesse la lingua. Poi la fa alzare e le promette che la lascerà libera. Mentre lei trema ancora vistosamente, piange disperata e dice che non vuole morire. Quando sono vicini alla porta d'entrata, Russell la colpisce con la torcia sulla testa. Jessica crolla a terra e lui la strangola con una corda. È il 28 gennaio. Russell ha tenuto in vita Jessica per circa 24 ore, sottoponendola a ogni genere di tortura e umiliazione fisica e psichica. Russell torna alla base dove passa la notte, dato che il giorno dopo deve prendere un volo per la California. Il corpo di Jessica rimane nel cottage per 5 giorni, prima che lui decida di disfarsene. Lo lascia in un campo, dietro un grosso masso, al lato di una strada secondaria, a qualche chilometro dal cottage. Non la seppellisce, non si cura di nascondere il cadavere in qualche località remota, ma lo getta lì, in piena vista, ancora una volta sicuro che non verrà mai catturato. Ma si sbaglia di grosso. La polizia ha già il DNA trovato sulle prime 3 scene del crimine. Nel caso di Jessica Lloyd, lui ha parcheggiato poco distante dalla casa, su un tratto di terreno sul quale sono rimaste le impronte degli pneumatici del suo veicolo, un Nissan Pathfinder. La distanza tra i due solchi permette alla polizia di capire il tipo di veicolo, se grande o piccolo. Al modello delle gomme si risale facilmente grazie al personale design del battistrada della casa produttrice. Infine, il livello di usura delle gomme risulta unico per ogni automezzo ed è come se fosse un'impronta digitale che caratterizza solo quel veicolo. Stessa cosa vale per le impronte delle suole dei suoi scarponi rimaste sulla neve attorno alla casa di Jessica. Con un'attenta sorveglianza della strada che passa nei pressi della casa della ragazza, la polizia prende nota di tutti i veicoli che montano quel tipo di pneumatici. E Williams passa tranquillamente con il Nissan Pathfinder, senza curarsi di usare l'altra macchina di sua proprietà, una BMW. La polizia comincia a mettere assieme i pezzi. Si arriva al 7 febbraio, quando le autorità hanno abbastanza prove per poterlo convocare alla stazione di polizia. In quei giorni, Russell vive con la moglie nella nuova casa a Westboro, abitazione che si rivelerà piena di sorprese poco gradevoli. Lui usa per la maggior parte del tempo il cottage di Tweed, più vicino alla base dove lavora. È il luogo dove ha tenuto prigioniera Jessica per ore e nel quale troveranno altri souvenir inquietanti dei suoi crimini. Russell entra quindi nella stanza degli interrogatori ed è l'inizio della sua fine. Gli è stato detto che vogliono semplicemente fargli qualche domanda sui crimini avvenuti nella sua via, visto che abita proprio lì. Tranquillo e sorridente nei primi minuti, viene gradualmente messo in un angolo dal detective, che durante le successive 10 ore
riesce a far cadere l'autorevole maschera del militare, portando alla luce il volto dell'omicida. Gli viene chiesto un campione di DNA e di consegnare le scarpe che indossa. Ironia della sorte, sono gli stessi scarponi indossati la sera in cui ha camminato nella neve attorno alla casa di Jessica. Nel frattempo, scattano i mandati di perquisizione per il suo cottage e la casa di Westboro, nonché la confisca del suo Nissan Pathfinder. Il cerchio si sta stringendo e il detective esce parecchie volte dalla stanza per sentirsi confermare di volta in volta che ogni prova raccolta punta verso Russell. Alla fine, l'uomo confessa di aver ucciso Jessica e Marie France. Dichiara inoltre di aver violentato anche la giovane madre con il bimbo che dormiva nella stanza accanto e anche Lori Massicott. Mentre confessa tutto, una pioggia di accuse cade su di lui. Aggressione, sequestro di persona, violenza sessuale, violazione di proprietà privata, furto con scasso. Rivela i posti in cui sono nascoste le prove di ciò che ha fatto, sia nella casa di Westboro che nel cottage di Tweed. Due hard drive, zeppi di foto e video, sono nascosti in un pianoforte, dietro un pannello. Memory card nel suo ufficio, dietro un cassetto. Mucchi di biancheria intima femminile, ben ripiegati in scatole e sacchi e infilati in vari punti delle due abitazioni. Risulterà che Russell è entrato in almeno 82 case per rubare quel tipo di indumenti tra il 2007 e il 2009. Dirà poi di aver sviluppato il desiderio di rubare biancheria femminile tra i 20 e i 30 anni, ma di non aver mai agito in tal senso prima del 2007. In una delle sue escursioni feticiste è arrivato a rubare la biancheria di una dodicenne e le ha lasciato persino un messaggio. La parola merci, ovvero grazie in francese, scritta sullo schermo del computer presente nella stanza della giovane. In molti di quei casi è stato tanto bravo a lasciare tutto perfettamente in ordine dopo il suo passaggio che nessuno si è accorto di nulla. Ha sempre approfittato di qualche finestra o porta lasciata aperta. Spesso è riuscito ad avere la meglio sulla serratura della casa, senza però lasciare alcun segno. Nelle foto di lui che indossa reggiseni e mutandine, sorprende la sua espressione severa, come quella di un soldato durante una parata. In quei momenti si trovava in casa d'altri senza permesso, e questo le rende ancora più inquietanti. Sembra quasi che senta di avere tutto il diritto di violare la privacy altrui. Ma quello che sconvolge davvero i detective sono le tantissime foto delle donne torturate e i video nei quali si possono vedere tutte le mostruosità alle quali le ha sottoposte. È un caso che rimarrà impresso per sempre nella storia canadese e nel ricordo degli investigatori che se ne sono occupati. Durante l'interrogatorio, Russell chiede una mappa per indicare il luogo in cui si trova il corpo di Jessica. I suoi resti saranno recuperati in un punto lungo la Kerry Road, a pochi minuti dal cottage dove vive lui. What kind of tires do you have on your Pathfinder? I think they're Toyo. But there's probably 60, 70 people working on this file, so there's a lot of things happening. Sure. So let me go out and see what's happening, and then I'll come back in and we'll hopefully continue. Okay? I told you when I came in here that I'm going to treat you with respect, and I've asked you to do the same for me. But the problem is, Russell, is every time I walk out of this room, there's another issue that comes up. Okay, and it's not issues that point away from you, it's issues that point at you, okay? This is the footwear impression of the person who approached the rear of Jessica Lloyd's house. Mm-hmm. Mm-hmm. And essentially, with footwear impressions, you're pretty much in the area of fingerprints, mm-hmm. okay? This is a photocopy of the boot that you took off your foot. Yeah. Just a little while ago, okay? These are identical. Your vehicle drove up the side of Jessica Lloyd's house. Your boots walked to the back of Jessica Lloyd's house. But you and I both know you were at Jessica Lloyd's house, and I need to know why. I don't know.
see. What are we going to do? This is over. Russell. What are we going to do? It's hard to believe this is happening. Is there any contact that you may have had with any of those four women that you may not want your wife to be aware of? Anything like that that we should know about to try and explain why, if your DNA is found, it would help us understand why it may be there? Absolutely not. Okay. Marie-France Como. There was an open window in the basement of her her house. She actually discovered me in the basement. She came downstairs trying to get the cat, and so when she spotted me, I subdued her, tied her up, brought her upstairs, and strangled her later in the morning. Well, more suffocated her. Right. Some tape. Left her there. Why don't we start with Jessica? Okay. So I went back in. Through the back patio door. While she was sleeping. So I woke her up. Well, so I raped her in her house. And then I took her to the car and took her to Tweed. Spent the day in Tweed. And then I hit her as we were walking. She thought we were leaving. She was there and immediately unconscious. And I strangled her. So where is she? Get a map. Why do you think these things happen? Have you spent much time thinking about that? About why? Yeah. Yeah. But I don't know the answers. And I'm pretty sure the answers don't matter. Well, let me ask you this. Did you like or dislike these women? I didn't know any of them. How do you feel about what you've done? Like what? Disappointed. Let me ask you this. If for whatever reason you didn't end up on our radar, so to speak, do you think it would have happened again? I was hoping not, but I can't answer the question. Il 13 febbraio si svolgono i funerali di Jessica. Alcune giovani ragazze mostrano un cartello che dice: Jessica, sei il nostro eroe. Riposa in pace, dolce angelo. Sei al sicuro tra le mani di Dio. Il 21 ottobre 2010, Russell viene condannato a 2 ergastoli per omicidio di primo grado, 2 condanne di 10 anni ciascuna per violenza sessuale, 2 condanne di 10 anni ciascuna per sequestro di persona e 82 condanne di 1 anno ciascuna per violazione di domicilio. Dovranno passare 25 anni prima che possa richiedere la libertà vigilata. Con i terrificanti video e le foto messe agli atti come prove principali, è decisamente impossibile che ciò possa accadere. Il giorno dopo la fine del processo, Russell è stato privato dei suoi gradi e dei suoi riconoscimenti dal governatore generale su raccomandazione del capo di Stato Maggiore della Difesa. La sua biografia è stata cancellata dal sito web del Dipartimento della Difesa Nazionale. Le sue medaglie sono state distrutte. I suoi attestati militari stracciati. La sua uniforme e tutto il resto del suo abbigliamento militare sono stati bruciati.
Secondo un portavoce dell'esercito, su ogni capo era stato cucito il suo nome, cosa espressamente richiesta da Russell. Quindi le sue divise, sebbene in buono stato, non potevano essere passate ad altri, come accade di solito. Da più parti, il bruciare i suoi abiti è stato interpretato come una dimostrazione di disprezzo, visto che le etichette potevano essere facilmente rimosse. Certo è che quelle divise difficilmente qualcun altro avrebbe voluto indossarle. Russell, al momento, continua a percepire la sua pensione militare annua di $60,000 canadesi, pari a circa 38,000 euro. Subito dopo il suo arresto, in tutto il Canada sono stati riaperti casi irrisolti di omicidi di giovani donne nei pressi delle varie basi militari dove Russell ha prestato servizio nel corso degli anni. Nel 2010, Russell ha tentato di suicidarsi con un metodo singolare, un rotolo di carta igienica infilato in gola per cercare di morire soffocato. Nello stesso anno, la moglie ha chiesto il divorzio. La donna non ha mai voluto rilasciare alcuna dichiarazione al riguardo. È stata accusata di essere a conoscenza del lato oscuro di suo marito e trascinata in tribunale come complice da Lori Messicott, la seconda vicina di casa stuprata. Ma davvero ha scoperto il particolare feticismo del marito e ha taciuto, credendolo una cosa di poco conto? Sapeva qualcosa delle visite non autorizzate del marito nelle case altrui? Forse sarebbe più giusto dire che non si conosce mai davvero qualcuno, nemmeno quando si dorme al suo fianco. E questa era la storia molto particolare che ho voluto raccontarvi oggi. Come sempre, grazie di cuore per aver guardato questo video. E grazie anche ai miei sostenitori su Patreon, i cui nomi potete vedere qui. Noi, come sempre, ci vediamo alla prossima!